Stasera parliamo della mente, contemplazione della mente, cosa succede quando aumenta la concentrazione e diciamo così cominciamo a osservare nel mondo interiore, nello spazio interiore. Poi guardiamo un po' cosa sta succedendo ai praticanti. Vorrei iniziare da una poesia di Bhante Sugiva, che si chiama The Door, la porta, che siccome è una meditazione guidata, un'induzione, l'ascoltiamo in meditazione. Quindi ci raccogliamo un attimo, facciamo qualche respiro, anche stando seduti appoggiati come siete, c'è bisogno di mettersi gambe incrociate. Ci raccogliamo, facciamo qualche respiro, come sempre, facciamo spazio. La porta, Bhante Sugiva. Sii solo con te stesso. Nel silenzio, lascia che le cose siano quelle che sono. E sii consapevole di quel vuoto calmo, che non è più buio, ma manifestazione effimera di fiori, di colline, chiaramente definite da percezioni sottili. Le loro sfumature di colore, accresciute dalle emozioni, sono più che immagini in uno specchio, sono piuttosto come miraggi, sono riflessi, non solo nei vetri, ma nella porta della porta. Nella porta delle porte. Verso mondi infiniti. Puoi entrare. Sei entrato. Sei in quel vuoto calmo. Può essere buio quando l'ignoranza a governare e a annebbiare la mente con le sue indicazioni. Eppure la porta delle porte è sempre stata lì. Questa è la porta della mente e anche la porta della liberazione. Lascia solo che la consapevolezza sia la tua luce, che brilla attraverso se stessa, la porta delle porte. E che cosa rimane lì quando tutto è cessato? Mi crederesti se ti dicessi che quel vuoto è la pace? Quindi questa sera parliamo sulla base proprio di queste istruzioni. Questa è un'induzione, lo sentite? Nel silenzio lascia che le cose siano quelle che sono. Possa io accettare le cose così come sono, stare con ciò che c'è,
inspirando, espirando, consapevoli corpo, respiro, esperienze, stati mentali, emozioni, pensieri. Tutto quel mondo, no? Effimera manifestazione di fiori e colline. Mondi, mondi, questa sera guardiamo un po' i mondi che abbiamo incontrato, no? Oggi, ieri, queste meditazioni. Naturalmente quando la pratica comincia a essere sostenuta e i fattori mentali quelli salutari sono rafforzati, maturati, soprattutto la consapevolezza e come sempre, no? La concentrazione, l'energia, la fiducia, qualche barlume di saggezza. La porta delle porte verso mondi infiniti. Puoi entrare, sei entrato, sei in quel vuoto calmo. Qualche volta ci riusciamo a arrivare, in quel vuoto calmo. Poi da quel vuoto calmo cosa succede? Di tutto. Dei mondi appunto che si manifestano. Ricordi, paure, vibrazioni, pulsazioni, ansie, cose sconosciute, manifestazioni diciamo forze interne che si esprimono, oscillazioni che sentiamo, non capiamo se è la testa o il corpo, nel senso se è la mente o il corpo. Luce che arriva, luce, ancora luce, pace, gioia, attivazione, energia fin troppa. Tutto bianco e poi in quella luce bianca qualcosa che si manifesta. Un non fare, mi ha detto oggi una persona. Ho sperimentato mentre stavo aspettando il colloquio, ero seduta lì, un qualcosa che non conoscevo così. Uscendo dalla meditazione, è venuto al colloquio, la mente era nutrita da fattori mentali come samadhi, calma concentrata, passadhi, la tranquillità, la leggerezza della mente, un senso di equanimità. E quindi avvertito, no? Descriveva, iniziando il colloquio, quello che stava succedendo 2 minuti prima. Una mente che non andava né di qua né di là. Non aveva bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Non aveva bisogno di cercare qualcosa per stare bene. Non vedeva sorgere attività di pensiero. Non vedeva sorgere preoccupazione, ansia, controllo, quant'altro. È sempre stata lì, è la porta della mente, è anche la porta della liberazione. Lascia solo che la consapevolezza sia la luce. Forse per qualcuno non può essere chiaro perché bisogna farne esperienza. All'inizio è qualcosa di piuttosto vago, però in qualche modo abbiamo delle gradazioni di esperienza di questa dimensione interiore. In funzione
funzione del potere della consapevolezza principalmente. Ad esempio, a un livello abbiamo la nostra meditazione, abbiamo che pian piano c'è un maggiore raccoglimento, un maggiore più profondo, chiamiamolo assorbimento, anche se non sono stati di assorbimento. La mente non è così dispersa, comincia a essere raccolta e poi comincia a entrare, no? Allora qui abbiamo l'immagine di un sutta, c'è cioè questa, non mi ricordo più se è un sutta o cos'è, c'è questa storia, no? Di un novizio, un giovane monaco, che aveva realizzato lo stato di Arahant e col potere della mente si era reso conto che il suo maestro ci era vicino, ma non aveva ancora realizzato questa condizione di liberazione. E allora ha fatto una domanda al maestro: maestro, c'è un masso, ci finisce lì sotto una lucertola, questo masso ha 6 aperture, come faccio a prendere la lucertola? Ditemelo voi. La storia narra che il maestro con questo abbia realizzato lo stato di Arahant. Non vi arriva. Servito niente, sto ritiro, servito niente, niente. Meno male che qualcuno... Chiudiamo 5 aperture e ne lasciamo una. Passo successivo, quali 5? Occhio, orecchio, naso, diciamo così, porta sensoriale, coscienza sensoriale, udito, vista, 5 sensi. Qual è la sesta che rimane? Okay, la coscienza, porta sensoriale, porta della coscienza. Allora è così che succede, no? Grazie al potere della concentrazione, Anika Samadhi, continuativa, momentanea, grazie al potere della consapevolezza e naturalmente al retto sforzo, l'energia, no? L'impegno. La mente, l'esperienza del praticante diventa qualcos'altro, per cui le coscienze sensoriali esterne sono, tra virgolette, si dice tenute a bada, però non c'è qualcuno che le tiene a bada, semplicemente si disattivano in qualche modo, non sono predominanti e si va dentro. Dentro succedono, sapete che io dimenticavo, oggi ho passato la giornata a prendere gli appunti di quello che mi dicevate su questa cosa qui, ho detto così stasera li leggo. E poi mi sono fatto un giochino che si vede che devo proprio... Le ho lasciati nella stanza. Allora, tipo un missile velocissimo. Poi succede anche qualcosa, ma lì è una bomba atomica, un'esplosione nucleare. Oppure ci sono condizioni in cui è tutto
tutto, diciamo, vuoto. Ah, c'è una persona che dice: esco dalla pratica, inizio a toccare il pavimento, poi tocco il muro e poi contatto. Ah, ok, esiste ancora la materia. Mi ha fatto sorridere. Verifico che esiste ancora la materia e anche il corpo, perché nell'esperienza questa corporeità era diventata una massa di sensazioni, di vibrazioni, pulsazioni, energie, sensazioni che sorgono e si dissolvono. Sono queste esperienze in qualche modo descritte o al tempo stesso definiscono dei livelli di saggezza, di maturazione della saggezza, della visione. Lì percepiamo Nietzsche, percepiamo Anatta in maniera diretta. Succede che in questo spazio interiore si cominci, si parta da una focalizzazione più continuativa sull'addome come oggetto primario e sempre più in vista, quando la mente non è offuscata dal torpore e, o agitata dall'eccesso di energia, dall'agitazione, quando c'è equilibrio. Immaginiamo sempre, ricordiamoci sempre che ci devono essere delle condizioni. Allora la contemplazione è diretta a vedere il cambiamento. Ed è naturale vedere una miriade di esperienze che cambiano in questo Namarupa, in questo mente-corpo. Assorbendosi ancora di più. Allora c'è un livello in cui diventa chiaro, appunto, che ne so, c'è come uno spazio. Il maestro tibetano diceva come questa stanza, e in questa stanza abbiamo tutto, le persone, il legno, il tappeto, la campana, un libro, dei fogli, un orologio, dei quadri, una luce. Diciamo che nell'esperienza interiore generalmente è tutto più in movimento di quello che è qui. E succede che la mente e l'attenzione siano stabili, quindi c'è calma. Ma il potere della consapevolezza permette di percepire Nietzsche, vedere, riconoscere l'impermanenza. Ad esempio, in continue vibrazioni, flussi di sensazioni, che poi dopo un po' non possono più essere sensazioni, perché non c'è più un senso del corpo, c'è un dissolvimento del senso concreto, solido del corpo. Ci può essere una percezione di sé, a un altro livello ci può essere una chiara percezione e consapevolezza, e in questo spazio interiore è chiarissimo il sorgere del pensare, dell'attività della mente, no? Quindi vediamo che quel pensiero sorge, vediamo che quello stato mentale sorge, poi se ne va anche esso, vediamo che il pensiero sorge in qualche modo collegato allo stato mentale. No, ne avevamo parlato un po' ieri. Qui, diciamo così, siamo già a un punto in cui è difficile che avvertiamo la meditazione come qualcosa di noioso. All'inizio del colloquio, no? Ma sto su questo respiro, che noia.
Cioè la mente non è che ci voglia stare tanto, non trova nulla di interessante, sì, cioè arriviamo poi a comprendere questo, no? Perché la mente non sta lì, su questo flusso, no? Perché l'attenzione non si stabilizza, perché non ne coglie il valore, il significato e è abituato, vuole qualcosa di più interessante, di più piacevole, di più godurioso. A questo punto della pratica, non vediamo l'ora di sederci. Siamo, un pandita diceva, guerrieri nel Dhamma. Ci c'è decisione, c'è energia. Speriamo non troppo attaccamento ai risultati. Dovrebbe esserci equanimità. Ci mettiamo lì e facciamo esperienza, diciamo così. Il meditante fa esperienza. E sorgono fenomeni. Questo può portare prima o poi anche alla percezione di dukkha, del carattere opprimente, perché dopo un po' che ci godiamo lo spettacolo, fuochi d'artificio, nuvole che vanno e vengono, luce del Nimitta che arriva qui, boom. Come la luna ieri sera, ieri notte. Una luce, no? Vibrazioni, gioia, e poi di nuovo paura, rabbia, vibrazioni di qualcosa che potrebbe essere un ricordo, qualcosa che nemmeno è così specificato, altre volte ha il contenuto più chiaro. Dopo un po' può succedere che la qualità della consapevolezza sia meno potente e la qualità dell'equanimità venga meno e cominciamo a faticare. Soprattutto in questi stati quello che accade, che va visto, prima, durante e dopo, è, diciamo, la mancanza di fiducia. Che potremmo definire paura, che potremmo definire a volte controllo. Cioè, cosa succede? Il meditante comincia ad avvertire che quello che ha già avvertito, cioè esperienze gradevoli e sgradevoli, esperienze particolari in cui il corpo non ha più la forma, oppure una persona mi dice: ma io mi sentivo tutto inclinato da una parte, no? Tutto. Ho capito che il corpo era fermo e quindi avevo. Oppure c'è questo, quante volte succede, no? Il movimento dell'addome e a un certo punto lo sentiamo laggiù, oppure sentiamo una cosa che sale su qua, c'è qualcos'altro di qua, non è più l'addome. Dopo un po', quando la concentrazione si fa più potente, la consapevolezza continuativa, veramente gli spazi di distrazione sono ridotti, quindi aumenta vitakka vichara, cioè applicazione iniziale e applicazione sostenuta, sono molto forti. Sostenuta vuol dire che a un certo punto l'attenzione è appiccicata lì, all'oggetto primario, poi può sorgere gioia. Ci sono mondi, no? Una persona descriveva un inizio del rapimento, un primo livello, come sottopelle delle vibrazioni sottopelle, o dei tremiti. Quasi mi è venuto freddo, poi dopo finita la seduta, ha detto. Ci sono tutti questi mondi qui. Poi a un certo punto si continua a vedere, si comincia, non so, a percepire questi flussi molto rapidi. C'è un livello di insight che si chiama il veloce sorgere e passare dei fenomeni. È un livello importante. Quello che può succedere lì è che, diciamo, l'io si spaventa,
ci spaventiamo, se vogliamo usare questa espressione, perché cominciamo, cioè vengono meno, l'ho già detto, quelle coordinate su cui il senso del sé si appoggia, cioè il senso dello spazio, la percezione di una spazialità, di una forma soprattutto, il senso del tempo, e diciamo di esserci quindi come una persona che è qui, e anche questo sostiene, diciamo così, quelli che vengono definiti gli stati ordinari di coscienza. Poi lo spiego. In quella condizione lì, quando cominciamo a meditare in maniera più profonda, lo spazio, la forma, la solidità del corpo, il senso del tempo, un senso dell'io che dice adesso sto meditando, saranno passati 10 minuti, adesso sto meditando, tutto sotto controllo, velocità di crociera, atterreremo fra circa 40 minuti, tutti tranquilli, ecco, questa cosa qui non c'è più. E ci sono esperienze legate al prana, all'energia, al chi, che sono i venti interiori, li chiamano così i tibetani, le oscillazioni, sensazioni di sensazioni molto leggere che si manifestano, sentirsi portati verso l'alto. A volte invece c'è la consapevolezza che viene portata ai punti di contatto e di risposte, come se ci fosse una pressione, un senso della gravità che ci trascina giù. E il meditante osserva questi fenomeni che accadono senza la volontà. E poi si va ancora avanti, a un certo punto può sorgere la paura di perdersi, può sorgere, secondo di come, di quella che è la nostra storia, il nostro karma, l'angoscia di frammentazione, no? Si diceva col collega. L'angoscia di andare in frantumi, a pezzi, non esisto più, e poi muoio. L'angoscia di non avere la terra sotto i piedi. Oppure anche più, tra virgolette, banalmente, l'angoscia tipica del paziente medio che viene a fare una seduta di ipnosi. Ma poi faccio delle cose senza controllo. Non è che esco di qui e, non so, do un ceffone a uno o dico delle cose che non voglio dire. Perché noi siamo stati, stavo dicendo, educati, siamo abituati, la costruzione del nostro sé nel corso dell'educazione fa sì che alcune esperienze le consideriamo parte del sé, altre esperienze in base alla cultura possono essere parte del sé o in un'altra cultura non possono essere parte del sé. Una volta che le sperimentiamo, queste esperienze in meditazione sono normalissime, tranquillissime, c'è una fiducia che si crea. E non è che dobbiamo sempre andare chissà in quale profondità. E non è che stiamo dormendo. E non è che ci siano dei livelli dissociativi così preoccupanti, nel senso da psichiatria. Dissociativo vuol dire che una persona in qualche modo è dissociata da un senso di consapevolezza, da un senso dell'io. E noi entriamo e usciamo da stati dissociativi di continuo, da stati dissociati. In meditazione anche, nella vita quotidiana li chiamava Milton Erickson, il maestro dell'ipnosi moderna, un genio, il Beethoven della ipnosi,
stati naturali di trance che accadono nella vita quotidiana. E sono quei momenti in cui abbiamo lo sguardo un po' sfocato, la persona ci parla e non ascoltiamo e non ascoltiamo. Oppure stiamo leggendo un libro e ci perdiamo, no? Oppure un classico, guidiamo la macchina, autostrada, la migliore è la Gravellona Toce, è drittissima, poche macchine, passa mai nessuno lì, Casale Vercelli, no? Poi vai su, ore e ore così, boom, 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 boom. A un certo punto, tipicamente l'esperienza è, ah, sono già qua. In cosa differisce dalla meditazione? Intanto speriamo che ci sia stato, in quel guidare in autostrada così, il livello giusto di consapevolezza per poter guidare e essere attento agli stimoli esterni. Sicuramente la mente vagava nel pensiero, cosa che non facciamo, si spera, se riusciamo a praticare bene nella meditazione. È paragonabile a qualcosa del genere. L'altro versante della paura controllo è affidarsi a qualcosa che sa, a qualcosa che nella terapia chiamiamo mente saggia. Anche qui possiamo chiamarla saggezza. Naturalmente tenendo il timone, che è la consapevolezza, riportiamo sempre l'attenzione. Allora possiamo rappresentarcelo in mille modi, che saliamo su chissà dove, scendiamo giù chissà dove, andiamo in un territorio. La cosa più importante è che a un certo punto sensazioni del corpo, il respiro, queste esperienze interne a partire dall'addome e poi qualcos'altro che inizia, diciamo, a assumere la natura vibratoria, no? Continuamente, oscillante, la materia diventa energia, vibrazione. La percezione nel meditante è focalizzata sul cambiamento continuo. E poi sorge la percezione di dukkha, perché prima o poi questo viene vissuto come opprimente, si coglie l'aspetto opprimente. Qualcuno dice, ma basta, non si ferma mai. Non si ferma mai. Comincia a intravederlo. Che non è la frustrazione, fatica del mi metto a meditare e vedo che penso, da un livello più sottile. Si colgono degli oggetti più sottili. Da prima siamo entusiasti di fuochi d'artificio, magari ci sediamo e comincia a arrivare Pitti, ad esempio, no? Pitti è il rapimento estasi. E all'inizio può essere appunto vibrazione formicolio, pelle d'oca, ed è scritta, ci sono cinque modalità, cinque livelli, no? Poi può essere pervasiva, può essere un'oscillazione, un'onda che sale, no? Poi diventa una fontana zampillante piena di luci e colori. Facciamo la camminata, ritorniamo a sederci, di nuovo ti siedi, pom pom, comincia a pulsare di nuovo. E poi sale su, e poi ti arriva una luce qua, e poi lì hai diversi pensieri, perché è eccitante, attivante, no? Gioia, gioia, attivazione, energia, pensare, pensare. Respirone. Diciamo...
con una buona consapevolezza si supera anche questa. Cosa si supera? L'attaccamento a questo stato, che di per sé è gradevole. E sorge in maniera naturale, nel praticante ben istruito, uno, anche questo è Nicca Dukkha Anatta, cioè impermanente e sofferenza, non è la vera felicità. Addirittura si capisce che è troppo disturbante, c'è troppa gioia. Avete presente, o un bambino, o noi stessi, quando siamo pieni di gioia, non ci tiene fermo nessuno, no? Non è uno stato così gradevole poi. Allora diciamo così, la mente del meditante prima o poi prosegue, no? Tutto si trasforma, continua a contemplare e accederà ad altre esperienze. E poi arriva un senso di pace magari. Siamo lì, contempliamo e tutto diventa più rarefatto, morbido, radioso. Dopo un po' vediamo che si è creato attaccamento, se non lo riconosciamo subito. E anche questo lo vediamo e ci... non ragioniamo, non c'è ragionamento, ma se fosse un ragionamento sarebbe. Il ragionamento può essere posteriore. Anche lì, e prima c'era tutta questa gioia. E poi arriva una calma bellissima, radiosa dentro, bellissimo. Poi se n'è andata via, è iniziato ad arrivare qualcos'altro. Dopo un dolore lancinante in mezzo alla schiena. È durato 3 secondi. Poi un altro dolore al cuore, pensavo un infarto. Altri 3 secondi, che ne so, 2 secondi. Sono tutte descrizioni delle persone. Per farla breve, prima o poi nel praticante sorge una certa chiarezza, che anche lì non c'è la vera pace. Questo porterà poi gradualmente agli stati, diciamo, più avanzati, al desiderio di liberazione, prima al disincanto, forse li vediamo domani, che una serie di passaggi per cui si crea un distacco, un cogliere quel qualcosa come non soddisfacente, non appagante, gratificante, nutriente per davvero, e si va avanti così. Lo vediamo domani. Infatti qui Bhante Suggiva dice: che cosa rimane lì quando tutto è cessato? Niroda, cessazione. Mi crederesti se ti dicessi che quel vuoto è la vera pace? È la pace? Ora, cognitivamente posso dire che, vabbè, non parlare di Nibbana non è proprio il caso. Comunque, ci sarà qualcosa di diverso da questa esperienza, questa è la promessa, diciamo così, del Buddha e dell'insegnamento. Da questa promessa in cui siamo, da questa esperienza, la promessa è ci sarà qualcosa di diverso, l'esperienza è siamo attanagliati da piacere e dolore. Io mio, volere e non volere, piacere e dolore. E continuo. Adesso magari un po' che parlo comincia a esserci stanchezza. Oppure c'è entusiasmo perché quello che dico va a risuonare con l'esperienza. Quindi stimolo esterno, coscienza uditiva, diciamo coscienza mentale, perché qui c'è il contatto con l'elaborazione mentale, vedano a positivo, piacere, bello, mi piace. Corpo leggero, sensazioni gratificanti e esperienza contraria nel caso contrario. Siamo imprigionati a questo. Lo ripeto, legati, imprigionati. Mi vengono in mente due immagini.
Un algirino di cui parla Chambra, maestro della tradizione thailandese, e l'altro è sempre il suo maestro, la Chan Cha, la ricordo non chiaramente, ma dice a Chan Cha: immaginiamoci un essere umano che cresce e cresce con due energumeni che gli schiacciano il petto, la gola, la schiena, lo comprimono. No, con delle tenaglie, delle corde, con qualcosa. E immaginate a un certo punto che questi due perdano forza, muoiono, che ne so, si dissolvano. È chiaro? Questa è l'esperienza del praticante quando comincia assaporare delle esperienze liberatorie, no? La prima che abbiamo forse sentito in maniera netta è stata col dolore, contemplazione del dolore, senza, cioè, cercando di contemplare l'attaccamento all'avversione per sviluppare saggezza, non con l'intenzione di mandare via il dolore. A un certo punto quella cosa chiamata dolore diventa qualcos'altro, a un certo punto il dolore non c'è più. Ho una persona che diceva stamattina: non è che finiscono le sensazioni, si trasformano. Può essere. Vediamo. C'era una sensazione dolorosa che è diventata qualcos'altro, che è finita in un'esperienza luminosa. Questa cosa porta alla pratica anche, no? Allora, in qualche modo abbiamo avuto un pattern, un modello di come potrebbe essere. Contempliamo, c'è prima qualcosa di opprimente, non facciamo nulla se non osservare e contemplare, e accade qualcosa di diverso dall'essere opprimente. Questo modello si potrà ripetere, diciamo, in misura sempre più raffinata. Il Nibbana, Nirvana, è definito come cessazione, terza nobile verità, verità della cessazione, della fine della sofferenza, cioè tutta questa massa, questo groviglio, questo mondo continuamente in movimento che dopo un po' ci rendiamo conto. Prima lo percepiamo come bello e come piacevole, poi riusciamo a sviluppare saggezza, che quindi ciò che prima era permanente è vissuto come la realtà naturale, cioè impermanente, ciò che era piacevole non è più piacevole. A quel punto si manifesta qualcosa che è chiamato cessazione. Non finisce, l'esperienza è un'altra, non c'è più quella cosa opprimente che sorge di continuo, sorge e fiume, no? Continuo che sorge, svanisce e scompare. Non c'è più quello. Cosa sia esattamente non ve lo posso raccontare. Ancora due, pochi minuti. Nel libro Sentieri tra le fitte nebbie del Monte Illusione, anche questo, traduzione dall'inglese di Neva Corazza, quanti meriti Neva, grazie per queste traduzioni veramente utili per chi non conosce bene l'inglese. Bante da alcune immagini. Ah, non ho detto del girino, adesso credo. Il girino di Chambra è lo stesso. Cosa fa un girino? Un girino sta nello stagno come un pesciolino. Poi un giorno cosa diventa? Una rana. E quindi balza al di fuori dello stagno. Siamo ancora girini. A volte per qualche cosa siamo diventati rane.
su qualche livello. E abbiamo visto la terra e dalla terra abbiamo visto lo stagno. Non lo possiamo capire prima. Prima dobbiamo diventare rane. Pazienza, con pazienza faremo il salto. I salti ce n'è più di uno. La metafora che mi piace forse più di tutte, e quindi ho un mi piace, un attaccamento, è quella dello stagno incantato nella foresta di Acciancià. Infatti ne parlo sempre. Acciancià lo descrive così. Praticavano nella foresta. Giorno, di notte. Allora dice Ciancià, vicino allo stagno un laghetto dove ci si lavava anche, no? Allora Ciancià dice, quando il monaco si siede e entra in un certo livello di samadhi e di contemplazione, chiamata Vipassana, iniziano ad arrivare degli animali a abbeverarsi al laghetto. Ok? Poi la mente del monaco scende ancora più in profondità. E allora iniziano ad arrivare degli altri animali, quelli un po' più riservati, guardinghi. Poi la mente del monaco scende ancora più in profondità. A quel punto, dice Ciancià, arrivano creature mai viste prima. È una metafora, eh? Non prendiamola alla lettera, eh? Non è che poi ci mettiamo in meditazione e dobbiamo avere le visioni di chissà quale creatura. Ok? Un'altra immagine che dà Bhante Suggiva, la candela e la falena. C'è la luce della candela e ci sono gli insettini che sono intorno. Quindi a volte la nostra esperienza dentro è che c'è una luce di consapevolezza e intorno ci sono questi insettini che girano. Farfalline, falene, zanzare. Mosche. E il meditante ha come compito cogliere, sorgere e svanire di questi movimenti e vibrazioni. Un'altra immagine, c'è anche quella del poi facciamo troppo. Magari le riprendiamo. Un'immagine che un meditante ha portato e mi è piaciuta, è stata, anche se era un po', vabbè, avete presente quelle macchinette infernali con la luce per cui gli insetti arrivano lì e rimangono bruciati. Ecco, il meditante ha detto, la forza della consapevolezza era come quella luce lì, i fenomeni erano insetti che arrivavano e bruciavano subito, sorgono e scompaiono. Un altro ha usato una metafora. Mi sentivo con, è un po' non adatta, però la diciamo, come fossi un soldato con la mitragliatrice, a gestire questa mitragliatrice che colpiva i nemici. Non è adatta perché è troppo aggressiva, anche come attitudine, no? Al di là del fatto che l'immagine è violenta, ma cioè non è che dobbiamo picchiare così dentro i fenomeni che sorgono, e andare col bastone e bastonare. Cioè c'è una mente stabile, energica, che continuamente c'è il sorgere dell'oggetto e c'è il riconoscere, c'è la consapevolezza, c'è la nota mentale. A quel punto lì, quando gli oggetti sono molto veloci, le note mentali
non possono esserci. E altre immagini così. Bhante Suggiva dice anche il soffione, fiore del tarassaco. Quindi a volte è morbido così. Questi stati qui che noi stiamo sperimentando, concludo adesso, dipendono da fattori mentali, cioè questa mattina abbiamo avuto di nuovo delle esperienze in cui la coscienza, non tutti, qualcuno questo pomeriggio, in cui la coscienza era piuttosto limpida, diciamo l'esperienza del meditante era pervasa da tranquillità, calma, rallentamento, consapevolezza, che è una luce, anche un, secondo Bhante Suggiva, un aspetto di morbidezza e in qualche modo accompagnata anche da pacificazione, no? Equanimità. A quel punto ci sediamo, due o tre respiri, c'è uno spazio quasi vuoto, luce, c'è il samadhi, no? In qualche misura. Il corpo non si sente più, si sente ma non si sente il dolore. A quel punto l'osservazione dell'addome o delle sensazioni corporee è facilitata dal fatto che gli inquinanti sono tenuti al di fuori di questo spazio. Altre volte siamo ancora presi perché, mi raccomando, ricordatelo, si è squilibrato quel rapporto tra consapevolezza, energia, calma concentrata, fede, saggezza, ci siamo demotivati, siamo agitati, c'è troppa energia. Succede, l'abbiamo detto con qualcuno, anch'io, ho imparato, ho dovuto farlo. Io lo dico sempre, no? Cioè, un mio collega mi prende sempre in giro e dice, tu sei chiaro, la reincarnazione di uno di quei monaci Theravada, quelli di monasteri che si svegliano alle 3 di notte, no? Io fin da bambino mi svegliavo alle 4 a studiare. È il mio bioritmo. Di giorno giocavo. 8 e mezza a 9 dormivo. 9 di sera dormivo. Per un'altra, altre persone, a un praticante, no? Diciamo, no? Ho suggerito di non venire alla meditazione del mattino. Alla sera si ferma anche fino a mezzanotte. Ho un collega, quello che mi prendeva in giro, e lui, se il paziente va da lui, fissa un appuntamento alle 11 di sera, alle 10 di sera. Quindi dobbiamo capire. Allora, per tornare lì, può essere invece che il corpo sia pervaso da un eccesso di energia. Ho dormito tanto, sono pieno di energia, non è che mi siedo e, oh, che bella pace questa mattina. No. Puff, puff, pum, 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 pum. È proprio un ritmo interno, no? Biologico. Quindi bisogna imparare a lavorarci. Può darsi che non abbiamo ancora compreso bene il valore, la ricchezza della pratica e quel movimento interiore di fede, fiducia, non sia ancora sorto abbastanza. Per cui ci sediamo, ci dimentichiamo la motivazione, siamo un po' pigri, un po'. Assonnati. Può darsi che molto più spesso abbiamo a che fare con la mente, con la purificazione, quindi afflizioni che vengono su. Perché vengono su? È un processo di purificazione continuo. Vengono su, vengono purificate. Senza che ci ragioniamo. Dopo un po' la mente non ha più questo tipo di esperienze. Naturalmente il punto d'arrivo poi è la liberazione, un punto importante, chissà quando ci arriveremo. Chissà,
Sankara Upekkha Jnana. Jnana, saggezza. Upekkha, equanimità. Sankara sono le formazioni condizionate. L'equanimità verso le formazioni. Quindi arrivare a quell'equilibrio in cui c'è la consapevolezza, ci sono tutti questi fattori e la mente non è più tirata da desiderio o da avversione. E che ci sia dolore o piacere, va bene lo stesso. A quel punto il meditante potrà stare seduto più a lungo. E via dicendo. Ci sono mondi, ci torneremo, penso, Cittanupassana inizia dal contemplo che c'è il pensare. Il Buddha diceva appunto contemplare il pensare, l'attività del pensiero e gli stati mentali. Il meditante sa, è presente desiderio, è assente il desiderio, è presente rabbia, è assente la rabbia. E con questa pratica di Vipassana, prima o poi diventa questo contemplare alla porta della mente. Questo dipenderà anche dalla forza di concentrazione che diventerà come un carburante per poter stare lì, un motore acceso per poter stare lì, tranquillo, ma acceso. E stiamo lì e poi esaurisce e ci spostiamo su altri oggetti, poi si ritornerà lì quando ci saranno le condizioni. Ok, tempo di fermarci. Grazie a questa pratica, di tutta la giornata e di questo ritiro, grazie all'insegnamento del Dhamma, possa ognuno di noi contemplare in profondità i fondamenti della consapevolezza, sino alla purificazione della mente, da ogni forma di inquinante, di afflizione, sino alla totale liberazione dalla sofferenza, per il proprio beneficio, per il beneficio di tutti gli esseri. Sadhu, sadhu. Sato.